grazie di essere con noi. Nulla è cambiato a Salotto Blu se non il fatto che abbiamo scelto di trasferirci sul canale 99, quindi non più sul 12, perché questo ci consente di essere visti in un'area più vasta che comprende l'intera Emilia-Romagna e non solo. Nulla è cambiato, neppure, soprattutto per quanto riguarda l'autorevolezza degli ospiti, ve ne accorgete anche stasera, perché con noi c'è il dottor Bruno Biserni, imprenditore che, se non vado errato, da circa una decina d'anni è presidente di GAL Altra Romagna, che è un gruppo di lavoro molto importante che ha attività strategiche che forse stasera conosceremo meglio. Presidente, benvenuto. Grazie, prima di tutto grazie dell'invito e buongiorno ai telespettatori. Presidente, allora, ho detto che GAL Altra Romagna, questo lo sappiamo, è un organismo di grande importanza. Se me lo consente, le faccio qualche domanda in maniera tale che lei abbia la possibilità di offrire al pubblico un po' una panoramica. Cominciamo dal nome. Perché si chiama Altra Romagna? Per la precisione è l'altra, con l'apostrofo, l'altra Romagna, ma è chi l'ha inventato, e ovviamente io non c'ero perché è un'idea dei fondatori di 30 anni fa, ha pensato che c'era una Romagna già allora, nota e conosciuta a tutti, che è la Romagna della Riviera, della costa, del turismo massivo, dei grandi arrivi, e invece c'è nell'entroterra un'altra Romagna, l'altra Romagna, allora meno nota e meno conosciuta al grande pubblico, non per questo meno stimata e meno apprezzata. L'altra Romagna è quella parte della Romagna, dell'entroterra, che è ricca di storia, di tradizioni, di saperi e di sapori, di cultura. Una Romagna allora meno conosciuta, oggi sempre più apprezzata, e oggi poi, dopo gli eventi che tutti abbiamo vissuto, subito, che è quello del Covid, quel turismo e quel modo di conoscere i territori sta diventando sempre più importante e sempre più apprezzato. Quindi l'altra Romagna era attuale 30 anni fa, lo è ancora di più oggi. Quindi grande intuizione a chi ha pensato questo nome. Senta, io so che la materia è complessa, ma lei, oltre che essere un imprenditore per mestiere, è un manager per mestiere, al di là della presidenza dell'istituto, quindi lei ha potere di sintesi. Spieghi a chi non è del mestiere cos'è GAL, di cosa si occupa e come funziona. Allora, GAL sta per Gruppo di Azione Locale. I gruppi di azione locale ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa, tanti in giro per l'Italia, 120, 130 in giro per l'Italia e 6 nella regione Emilia-Romagna. I gruppi di azione locale sono delle strutture miste pubbliche e private che ha voluto, con una buona intuizione un'altra volta, l'Unione Europea un quarto di secolo fa, 25 anni fa, per la precisione 28 anni fa, con una importante intuizione, l'Unione Europea, per far cosa? Per favorire lo sviluppo socio-economico dei territori che allora erano definiti i più disagiati. Oggi diciamo che sono i territori che sono un po' più in ritardo nello sviluppo e coincidono il nostro territorio con quelli collinari e montani. È una società, di fatto è una società misto pubblico e privata, dove il pubblico è rappresentato dalle province, dalle camere di commercio e dall'unione dei comuni, e il privato è rappresentato dalle associazioni di categoria del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del mondo della cooperazione. Quindi questi due mondi che si mettono assieme, il privato delle associazioni, il pubblico delle province, delle camere di commercio e delle unioni, dà vita a questa società che ha lo scopo, come dicevo, di favorire lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani, dando anche la regione delle importanti dotazioni economiche e finanziarie, con una ricaduta
come posso dire, apprezzata nel territorio. Vedete, se non ricordo male, per chiudere l'aspetto del funzionamento di questo importante istituto, voi lavorate, però lei mi deve correggere ovviamente, sui piani settennali, voi fate approfondite analisi sui bisogni del territorio. Su quelli costruite dei progetti e chiedete un finanziamento all'Europa. È così? È esattamente così. Allora, noi partiamo dall'analisi e dall'ascolto dei bisogni del territorio, termine inglese bottom up. Quindi noi ascoltiamo. Pensi che nella scorsa programmazione, che dura 7 anni, forse un po' lunga, ma questa è la programmazione europea che ci dà. Noi nella scorsa programmazione mi sembra abbiamo fatto più di 100 incontri nel territorio, incontrando tutte le amministrazioni locali, incontrando tutte le associazioni di categorie, incontrando nelle varie amministrazioni locali le varie associazioni di categorie, per cui non è che andavamo solo a Civitella, che è il mio comune, ma andavamo a Civitella ad ascoltare i commercianti, poi un'altra volta andavamo a ascoltare anche gli artigiani e la volta dopo gli agricoltori, insomma, quindi abbiamo fatto tanti, tanti giri. E dall'ascolto del territorio emergono i bisogni. Noi dopo dobbiamo tradurre, non è una cosa molto facile, molto semplice, tradurre i bisogni del territorio in progetti e su questi candidarci in Regione Emilia-Romagna e per ottenere i finanziamenti. E la difficoltà non è tanto saper ascoltare e prendere appunto dei bisogni e delle esigenze del territorio, cosa che sono capaci di fare tutti, ma riuscire a tradurli in progetti che siano poi realizzabili, perché sa, nei vari incontri io ho sentito quelli che volevano fare la ferrovia che c'era storicamente da Forlì arrivava a Meldola, l'idea bellissima, però insomma poi dopo bisogna anche tradurle in pratica queste cose. Poi abbiamo incontrato anche dei progetti più strani, insomma un agricoltore che voleva mettersi, e lo ha fatto poi fra l'altro, ad allevare anche rapaci tipo falchi, aquile, e altri animali, ecco, andrà in regione e spiegargli che bisognerebbe fare un progetto che inserisca anche questo tipo di animali, perché finché quando uno va in regione, quando gli parla di maiali, di conigli, di polli, galline e altri animali, diciamo, che noi vediamo normalmente nelle stalle, nelle AIE, è tutto facile. Ma riuscire a impostare un progetto che possa anche contemplare l'ipotesi di allevare falchi, aquile e aquilotti, insomma, per inserirli, poi anche questo c'è un commercio floridissimo in certi paesi del Golfo Persico, per esempio. Per cui la nostra difficoltà è ascoltare il territorio, tradurli in progetti e poterli realizzare con i piedi per terra. Tra l'altro ho saputo che con questa vostra attività avete di fatto, fra virgolette, naturalmente, insegnato anche a comunità appenniniche, anche abbastanza lontane l'una dall'altro, a ragionare assieme. Beh sì, perché d'altra parte i bisogni e le esigenze poi si assomigliano. Allora, storicamente il nostro GAL partiva da sotto Rimini, da Riminesi, insomma dalla Val Conca, la Val Marecchia e arrivava anche a Borgo Tossignano. Poi chiaramente c'è stata anche una sporogenesi in qualche modo, per cui è nato poi il GAL bolognese che ha portato via una parte del territorio verso sopra Limolese, verso Bologna. Poi in una programmazione, la programmazione successiva è nato il GAL riminese, che ha preso in carico, diciamo, i territori che già seguiva il GAL e il GAL Alta Romagna e ai quali si sono aggiunti i territori ex marchigiani. Quindi anche lì. Ecco, noi ci siamo oggi concentrati soprattutto nell'area dell'entroterra, delle colline del Forlivese, del Cesenate e del Fantino, e devo dire che ci sono rapporti molto stretti anche fra i sindaci e si sono create anche delle collaborazioni che vanno al di là e al di sopra di quelli che sono i rapporti istituzionali che si sono creati del GAL. Quindi abbiamo anche avuto una funzione, una capacità di
crescita di una classe dirigente che poi, peraltro, già estremamente valida e presente nei nostri territori. Presidente, in questa prima parte di trasmissione abbiamo cercato, lei è stato molto efficace, di rappresentare al pubblico cosa fa il GAL e cos'è. Le propongo, adesso vediamo assieme un paio di spot, poi le proporrei di cominciare invece a ragionare sull'attualità, sulle prospettive che si aprono al vostro istituto e di conseguenza ai territori che voi seguite, se è d'accordo? Certamente. State con noi, vediamo qualche spot rapidamente. Del presidente Bruno Biserni, imprenditore, manager di mestiere per i suoi mestieri, ma che guida il GAL, l'altra Romagna, già da qualche anno. Il presidente ha efficacemente descritto storia e missione, oltre che composizione societaria del GAL. Press, senta, ma oggi quali sono le prospettive, ad esempio, il governo centrale, la regione anche recentemente hanno varato dei provvedimenti a favore della montagna di varia natura, finanziamenti, opportunità per le nuove coppie che andassero in collina, in montagna, insomma c'è una serie di cose. Lei come vede tutta questa materia? Ma guardi, la materia è estremamente complessa. La montagna, che poi insomma c'è montagna e montagna, insomma, perché Cortina ovviamente è diversa da Verghereto. Ecco, non... Per cui la montagna che abbiamo nei nostri territori, anche la nostra è abbastanza differenziata, perché abbiamo i comuni di Crinale, che sono quelli diciamo maggiormente in difficoltà per due elementi, tre elementi. L'invecchiamento della popolazione, la denatalità, tenga conto che ci sono alcuni comuni che hanno meno di 1.000 abitanti e quando nasce un bambino o due all'anno fanno festa. Ahimè, in quegli stessi comuni muoiono mediamente una trentina di persone all'anno, per cui se un comune ha 900-1.000 abitanti, con questi trend demografici, se non c'è qualcosa che cambia, la statistica, insomma, è crudele, insomma, ci dice come va a finire fra 20, 25, 30 anni, insomma. Poi è chiaro che in altri comuni che hanno un problema meno evidente, meno acclamato, c'è il tema sempre ovviamente della presenza umana, perché è chiaro che se mancano i servizi la gente tende ad andare via e se la gente tende ad andare via, poi scalano i servizi perché non c'è qualcuno che ne deve usufruire. Quindi è un po' il cane che si morde la coda. Allora, la nostra regione ha fatto delle cose egregie, importanti, perché ha fatto due interventi. Uno importantissimo sulle giovani coppie, con finanziamenti a fondo perduto per quelle giovani coppie che decidono di vivere nelle zone collinari montane e di comprare l'abitazione. E l'altro, altrettanto importantissimo, che riguarda il taglio dell'IRAP per le società che fino a una determinata soglia per le società che sono in collina montagna. Interventi importantissimi. Ecco, è sufficiente questo? No, è evidente che questo è chiaro che non può essere sufficiente. Bisognerebbe che non solo la Regione Emilia-Romagna, ma anche il Governo nazionale ponesse al centro della propria attenzione una parte così importante del nostro territorio. Tenga conto che in Regione Emilia-Romagna il 10% della popolazione vive nelle aree collinari montane e occupa però il 40% del territorio. Allora, se queste aree collinari montane iniziano a desertificarsi, cioè non c'è più la presenza umana, è evidente che la presenza invece degli ungulati, cioè la presenza di tutta la fauna selvatica, tende a espandersi. Lei sa, perché i nostri giornali, i nostri media
qui del territorio, l'hanno detto, l'avvistamento del lupo sotto la Via Emilia, insomma, a Casimurata, in zone del genere. Quindi è evidente che l'espansione della fauna selvatica, ma anche tutto il tema dell'assetto idrogeologico, se non c'è la presenza umana, chi è che pensa a regimentare le acque nelle zone collinari montane? E quando poi dopo questo non succede più, quindi non c'è più la regimazione delle acque, cosa fa? Si allaga Cesenatico, si allaga Cervia, si allagano le città, questo è abbastanza evidente. Per cui c'è un tema di difesa della presenza umana nei territori collinari montani che non va fatto con degli interventi spot, ma dovrebbe rientrare in un progetto più ampio che possa pensare a questo. Faccio solo un esempio. La Spagna, che ha un PNRR molto più piccolino dell'Italia, ha destinato il 16% di questi fondi del PNRR proprio alla difesa delle aree interne. Per quale motivo? Perché se. E che sono estremamente variegate in Spagna, perché se si spopolano poi dopo il territorio non regge più, e se non regge più poi il conto poi viene presentato alle città. Quindi cosa fare? Va Presidente, è bene quello molto che sta chiaro. facendo la regione? Mi scusi, è Va bene, chiarissimo. prego, no, non voglio essere troppo lungo. Ascolti, la questione che le pongo non c'entra direttamente col GAL, ma lei è un patriota delle questioni di colline e di montagne. Lei ha parlato più volte del rapporto, diciamo, con la costa. Noi Certo. vivremo un'altra estate nella quale, fortunatamente, dopo il Covid, faremo un gigantesco pieno di presenze nella nostra riviera, che va da Marina di Ravenna a Cattolica, e questo è senz'altro una cosa positiva. Ma io che sono anziano, lei è un ragazzo, ricordo la nascita di almeno 5-6 società di scopo che avrebbero dovuto portare una parte di questi turisti nell'entroterra. Lei sa niente dei risultati? Ma guardi, io so che in passato questi esperimenti sono stati fatti. Cioè, i turisti viaggiano con la propria testa, non è che possiamo massificare, prenderli su da Cervia e portarli in Campigna o viceversa. Noi dobbiamo, secondo me, avere in mente che ci sono turismi e turismi. C'è un turismo ed è in una certa fase dell'anno, ovviamente, che ama stare al sole, e ama una grossa presenza umana, ama andare in discoteca, ancorché i giovani mi dicono non vadano più in discoteca, però magari ci sono altre forme di divertimento, e va bene quello. Poi c'è un altro turismo, io lo giudico un po' più maturo, insomma, che ama l'ambiente, che ama la cultura, che ama la storia, che ama le tradizioni, che ama anche una buona cucina, che apprezza, che non ha fretta, che è un turismo che può essere fatto a piedi, può essere fatto in bicicletta, può essere fatto in camper, e che apprezza l'entroterra. Le due cose devono andare insieme e non devono andare in competizione. Aggiungo che invece ci può essere una stretta collaborazione, non nel trasportare i turisti del mare in Campigna o viceversa, ma in quello di far conoscere quell'entroterra di cui parlo, cioè quell'altra Romagna, ai turisti che sono in luglio, in agosto, in giugno al mare, e che magari vogliono fare i 3 giorni, non dico molto la settimana, i 3 giorni in altra stagione, che può essere settembre, ottobre anche, e anche dicembre, e la possono fare in colline e montagne. Cioè, noi dobbiamo pubblicizzare e vendere i due servizi che la Regione Emilia-Romagna può dare: il mare e l'entroterra, senza andare in competizione, ma cercando il più possibile la collaborazione. Io penso che adesso ci sia una diffusa maturità da parte anche degli operatori, insomma, e questa strada difficile da seguire, ma noi abbiamo anche gli strumenti che sono stati messi in campo, forse potrebbe essere una delle prospettive del futuro. D'altra parte, mi faccio aggiungere un'ultima battuta: in certe zone collinari e montane, lo sviluppo, se non passa per il turismo, da cosa passa? Dalla grande industria, che è impensabile trasportare la grande industria a Verghereto o a Portico o da qualche altra parte. È evidente che solo forme di turismo
destagionalizzato in altri periodi dell'anno, fatto con una certa intelligenza, può essere l'unica fonte di sviluppo economico di quei territori, assieme all'artigianato e al commercio. Ultima riflessione che le propongo, poi Presidente, lei ci viene a trovare quando vuole perché gli argomenti di cui si occupa ci interessano, come interessano il pubblico. Lei prima ha fatto riferimento alla Spagna e alla gestione del PNRR. Per quanto riguarda invece il nostro paese, la nostra regione, la nostra subregione che è la Romagna, lei sa come e se il PNRR è stato o sarà sfruttato per dare una mano alle zone appenniniche? Ma guardi, gli amministratori del territorio su questo tema sono attenti e estremamente agguerriti. Per esperienza personale, devo dire che, per esempio, l'Unione della Romagna Forlivese ha fatto una convenzione con noi, col GAL, proprio perché noi li aiutiamo e li stiamo aiutando su alcuni progetti, proprio sul PNRR. Quindi lì ci sono tanti, tanti soldi, bisogna avere le strutture organizzative. Non solo le idee, quelle devo dire che gli amministratori ce ne hanno tante, ma quello nel quale, ahimè, i nostri comuni soprattutto sono un po' più carenti sono le strutture organizzative, cioè la burocrazia, chi deve fare il lavoro, insomma. Noi proviamo a dargli una mano e su questo ci siamo già impegnati, devo dire, con alcuni risultati interessanti e apprezzabili. Poi c'è anche la possibilità di allargare questa collaborazione anche a altri territori, ma devo dire, la Romagna sta lavorando e sta lavorando molto bene su questo. Presidente, grazie per stasera. Poi lo ripeto, se lei avrà tempo e voglia ci rincontreremo per parlare di queste questioni. Un abbraccio attraverso lei a tutto il suo gruppo di Grazie. lavoro che so essere giovane, appassionato, efficiente e tra l'altro comprendente un certo numero di innovative professionalità femminili che non guastano mai. Quindi, complimenti. Grazie, grazie, grazie e a presto, molto volentieri. Sapete che andiamo in onda tutte le sere alle 23. Mi raccomando, ci siamo trasferiti sul canale 99 perché questo, lo ripeto, ci consente di essere visti in un raggio molto più vasto che in precedenza. Il canale 99 lo trovate facilmente perché probabilmente voi avete al numero 1 TG1, la Rai. Tornate indietro di 1 c'è lo 0, tornate indietro c'è il 99, ci salvate, ci vedete noi, Salotto Blu e i programmi di Video Regione quando volete. Grazie infinite.